presentiamo i prodotti di impulso e settimana scorsa abbiamo lanciato le nuove capsule di Starbucks completamente in alluminio, dove potrete ammirare quattro differenti tipologie di caffè: il blonde, il Pike Place, il Columbia e il decaffeinato. Quando si arriva in cassa, come capita negli Starbucks store, attraverso il menu board digitale vi vengono proposte tutte le bevande di Starbucks da poter ordinare e poter personalizzare. Li possiamo consumare o nella classica cup in carta, ok? Particolare perché c'è la possibilità di poter scrivere il nome oppure qualche dedica particolare, oppure nella classica tazza in ceramica, quella per cui noi italiani siamo abituati. Ma per esperienza a Milano vedo che tutti quanti cercano la cup in carta per poter poi fotografare e postare sui vari social. Una volta che si è richiesta la bevanda o il sandwich o l'insalata o qualsiasi altra richiesta che il consumatore fa, si va a ritirare il prodotto in fondo nella zona end off, dove il nostro operatore, il nostro partner chiamerà per nome il cliente per ritirare quello che aveva ordinato precedentemente.